Attenzione, sta per cominciare! Kappa Production! Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video su Dragon Quest 11S, l'edizione definitiva. Allora, vediamo un po' dove ci eravamo fermati. Quando Kappa torna a casa dopo la cerimonia sul massiccio di Rocca Pietra, la madre Amber gli rivela che lui era incarnazione del Lucente, sì. Allora ragazzi, l'ultima volta eravamo arrivati nella città di Ellador. Vi dico che io semplicemente, dopo aver fatto il pernottamento alla locanda, che non ve l'ho fatto vedere, che semplicemente chiude lo schermo e poi riapre lo schermo, ecco, schermata nera e poi di nuovo si rivede il gioco, sono andato a salvare nella chiesa che sta qui nella capitale, che adesso vedrete, perché adesso io riapparirò lì dentro. Eccomi qua, Ellador. Allora, questa è la chiesa, è praticamente, dovrebbe essere una delle più grandi del gioco, essendo quella... Non ho niente da fare, giustamente vieni in chiesa, ecco, queste sono le offese, dai. Che bello! Allora, spero che l'ultimo video che ho caricato con una nuova impostazione, l'ennesima, vada bene. Io ho già visto un po' il quartiere, me ne sono andato in giro per la mappa. Non si può andare al quartiere periferico per ora. A sinistra stanno i negozi e niente. Quindi adesso io vorrei fare lo zoom. Vedete, qua stanno i negozi. Lì c'è per dormire. Poi lì c'è la banca, c'è il simbolo della cassaforte. Quello invece ancora lo devo inquadrare bene, ma è un negozio di oggetti curativi. E quella è la chiesa, il simbolo della chiesa. Il fatto che ci siano quei cosi rossi non significa che sono porte non accessibili, ma anzi, sono porte accessibili. Oh, qua abbiamo una missione. Un tipo che piange. Penso di passare dopo, scusami. Le missioni secondarie io le preferisco fare quando non registro, sennò perdiamo un sacco di tempo. Andiamo dal re. Potremmo anche correre, ma fatemi vedere se c'è qualcosa qua dentro da vedere. È una reggia questa. Oh, qua vediamo uno scrigno, vedete? 100, mamma mia. Così. A gratis 100 monete d'oro. Qua non si può aprire. Ah, non si può aprire nessuna stanza. Qua c'è un libro. Lettura veloce per voi. A noi non ce ne può fregar di meno. Voi fermate e leggete. Qui non si può. E vabbè, allora scendiamo giù. Vediamo solo se c'è qualcosa nella casa di qua. Cosa c'è scritto? Ah, vabbè. Vediamo qua. Oh, qua c'è la regina Elisabetta. Ah no, una cicciona con il cappello. Qua vediamo nell'armadio un abito semplice, bene, lo venderemo, perché noi entriamo nelle case delle persone e vendiamo le robe che troviamo, spacchiamo i barili, non ce ne frega niente dell'educazione. Ecco, vedete, mo lo stava a dire. Spacchiamo le botti messe così negli angoli, anche nelle stanze dove non ha senso che ci siano botti, soprattutto in una casa così lussuosa. Ci buttiamo giù perché noi non ce ne frega niente, o da fare. E beh, allora se la regina deve fare robe, lasciamola fare, probabilmente deve mangiare. Allora, qua abbiamo
una casa che non si apre, i signori anziani con le mani dietro la schiena, che sono il classico stereotipo, e qua che bello. Se la vendessero in mente non dovrei lavorare mai più. Bellissimo. Wow. Spettacolare. Bene, siamo davanti all'entrata. Halt, not so fast. Huh. State your business. Ah. Here, shake my hand, mate. That's the funniest one I've heard all week. Un comico, huh? Clear off, will ya? We haven't got time for this kind of nonsense. Oh, yeah. Ah. Mm. What's that? Bam. You wanna show that pendant to the king, you say? Do you mind waiting here a minute? Mo va a chiedere. Ever so sorry for that little misunderstanding. Please, go right on through. His Majesty's waiting for you. Ecco, adesso sì è l'educazione, eh? Guardia da strapazzo del ca... Volo. Brutta figura avete fatto tutti e due, eh? Oh, il castello di Helador. Wow. Ma che cos'è? È la sala da ballo del film di Anastasia. Sala dei banchetti. Segreta. E più sopra immagino che ci sia la sala del trono. Qui c'è una guardia. Il lucente finalmente. Hanno fatto una bella rima. Di qua non si può andare? Non posso permetterti il passaggio. Che meraviglia! Qua intanto io rompo i barili pure del re. Anzi, le anfore. Hai trovato un'ala di... Che? Ala di che? Ala di farfalla. Qua intanto voi non sapete, ma mi sono andato a comprare l'armatura di pelle. E niente, nient'altro. No, il bracciale d'oro questo l'ho trovato rompendo robe. Continuo a rompere robe. La signora qua sta scopando. Lasciamo stare. Oh. Beh, io direi che sì. Andiamo dal re. Corriamo perché tanto... Oh! Oi! Gelliem e Gallopoli. Galloppoli. Madò, Galoppoli. Non scherzano. Ma non c'è dubbio che Helador sia il regno più potente del mondo. Ah, quindi ci sono questi altri regni. Fin quando avremo Sir Jago e Sir Hendrik dalla nostra parte, noi di Elo non abbiamo nulla da temere. Ah, ok, vabbè. Qui c'è altro da vedere. Ci sarebbero delle stanze. Questa è la camera del re. Questa è la stanza della defunta Madò, principessa. Abbiamo capito che cosa è successo. La sala del trono. Ah, di qua si sale ancora. Sua maestà ti attende. Oh. Wow. That will be quite close enough. Welcome to Heliodor Castle.
friend. Oh. The jewel of Dundrasil. You are bold indeed to have made your way here alone, Wanderer. I am Carnelian, ruler of Heliodor. Carnelio, non Cornelio. How long have I waited for this day? And now, finally, we meet. Truly, it is an honor. The fact that you come here proffering the jewel and asking to speak with me personally would suggest that you know something of your true nature. I take it that you also bear the mark. Questo è solo uno dei re che abbiamo visto nel video iniziale, eh? Yes, the mark of light. Then there is no doubt, you are he. Rejoice, dear subjects. The day is upon us at last. The luminary walks among us once more. Oh. Tell me, O luminary, where exactly is it that you hail from? I would so very much like to pay tribute to those who took you in and raised you. Ma certo, Rocca Pietra. Ah, sì. I see. Cobblestone, you say. Jasper, you know of this place? Ah, Jasper si chiama in inglese. Sì, perché poi ho scoperto che i nomi sono diversi. I do, my liege. A village of provincial nobodies deep in the rocky south. Oh. Then I take it you know what to do. Do not disappoint me. Yes, my liege. Jago. Chiamato Jasper. Accursed luminary. I know not what your intent was in coming here alone, but whatever your wicked scheme, know that it shall not succeed. Eh? Ma che cavolo? Hendrik, take this cur, this harbinger of calamity, and cast him into the furthest corner of the dungeon. Ma che... No! Mi hanno fregato! Know this. The luminary is the root of all evil and will bring naught but misery to our realm. Madonna. And why is this? The reason is simple. Just as light is intertwined with darkness, so too is the luminary intertwined with the dread lord of shadows. His coming heralds the resurrection of the Dark One. Com'è lucente il Signore delle Ombre sono legate alla venuta della luce e pronuncia la rinascita dell'oscuro. Really think you could fool one as wise as his majesty? It was your great misfortune to confront one who knows your true nature. Ora la trama si fa interessante. Seize this wretch. E adesso nelle prigioni. Oh. Questo è inaspettato. E che cosa andranno a fare al villaggio di Rocca Pietra quelli? Mamma mia, speriamo che non gli fanno del male. Ma che bravi, mi lasciano con tanto di sacca e le mie cose. Non sono come le prigioni dei pezzenti. You claim to hail from Cobblestone. Well, before the sun has set three times, we shall know the truth. Ah, tre giorni ci vogliono. By then, Jasper will have returned from his investigation. If I were you, Darkspawn, I would not expect to live beyond that day.
Oh. C'è un altro prigioniero. Eroe dietro le sballe. Le sbarre, vado. Intanto anche qui ci sono cose da rompere. Ehi, basta. Ah, c'è qualcuno che si arrabbia. C'è qualcuno che di fronte è incazzato con noi. Will you keep it down in there? Most folks they throw in here have the decency to wait a while before going stir crazy. What are you in for, anyhow? You don't get free bed and board down here without having done something pretty bad. Huh. Wait, did you say the luminary? You're serious? Huh. E secondo te? Te l'ho detto senza farmi sentire la mia voce. You're telling me the luminary has just shown up in the cell next to mine. This is crazy. Eh sì. Oh. One plate of delicious gruel for a gentleman in the dungeon suite. Come and get it. Huh. Oh. Fregagli le chiavi. Oh, ma che gentile. The luminary. You're serious? Ma mostragli il marchio. Oh. So it's all happening just like the seer said it would. Hmm? We'd better get out of here. Interessante. Un'altra guardia. Oh, non ci fanno vedere. Don't worry, I didn't kill him. But he won't be waking up anytime soon. Hmm. Things will get pretty hairy up ahead. You'd better take this. È come la spada che avevo prima. Uguale. Oh, and I found this in a corner over there. I guess it's your stuff, right? Infatti, è roba mia. Perfetto. Me? I got this little beauty back. So now I'm pretty much unstoppable. We better get out of here before any more of our tin-headed friends come knocking. Holla when you're ready to move out, okay? Bene, bene. Adesso immagino che si è unita alla squadra questo tizio. Per ora non esce scritto ancora. Ok, penso che non debba prendere niente, vero, da qua. Il tizio qui nella cella. La guardia è priva di sensi. È molto politically correct questo gioco. Ma noi qui nelle celle, sì, possiamo salire a livello superiore. Non è che me le potreste aprire, no. La guardia è priva di sensi. Sì, mi servirebbe proprio che me la aprissi. No, mi dovrebbe aprire con lui. Ma vediamo. Ah, aveva scavato.
I spend ages digging this hole, and you just happen to show up the day I finish it? Heck of a coincidence. Huh. Guess I really was meant to help you out, just like the seer said. Il veggente. Anyway, there'll be time to talk about all that later. In you go. Salta dentro, ok. Beh, tutte le cose che stavano nelle celle. Oh, interessante. The sewers, huh? Well, there must be a way out somewhere. Lead the way. I got your back. Beh. Fognature di Elador. I don't get it. Vorrei vedere, ma non esce scritto alcun nome. Esce solo il nostro. E qui dentro, ah, non abbiamo mappe. Interessante. La porta è chiusa a chiave. Anche questa. E anche questa. Qua rompiamo tutto. There they are. You lot, over here. Oh, Madonna. Damn it. We better make ourselves scarce. Oh, dobbiamo scappare, oh. Mamma mia. Non corre più veloce di così. Ehi, amico, mi sa che tu sei un po' lentino, eh? San Valentino? E mo? Follow my lead. Spegni la torcia e seguimi. Ok. Prima di andare... Qua stanno delle guardie. Aspemmo. Girati, bastardo. Ok. Bene. Cioè, mi doveva aver visto. Invece... Sono guardie idiote queste. Oh, è mo? Nell'acqua. These guys don't give up, do they? Oh. Seriously? Huh. Vabbè. Ma che cavolo. Ma che casino. È crollato il ponte. Ma dai. Questa è magia nera veramente. Oh, c'è un punto di salvataggio. You okay? Looks like we shook the guards, at least. Guarda caso, noi due gli unici fessi, eh? Anzi, fortunati, in questo caso. And that looks like a way out. Maybe our luck's about to change. In una grotta. Strano. Beh! Siamo in una grotta.
qui c'è il punto di salvataggio. Io direi che per questo video possiamo terminare qui, ragazzi. E spero che vi sia piaciuto, è stato pieno di colpi di scena, forse uno dei più belli finora. E ci rivediamo ad un prossimo video.